25.000 euro per la fisioterapia riabilitativa per le donne sottoposte a intervento chirurgico per carcinoma mammario, gratuita e direttamente a casa delle pazienti. Come è sempre stato del resto nello spirito dell'associazione aquilana L'Aquila per la Vita. Fondi che arrivano grazie alla Fondazione Abruzzo Risorge, ormai liquidata e creata nel dopo terremoto per iniziative di solidarietà. Un ottimo progetto fatto all'associazione L'Aquila per la Vita, che ha avuto l'attenzione della Presidenza del Consiglio di questa regione attraverso dei fondi che noi abbiamo destinato, circa 25.000 euro, che sono economie derivanti dalla chiusura della Onlus Abruzzo Risorge, creata nel 2009 all'indomani del sisma. Il progetto si chiama Riabilitazione al femminile e partirà grazie alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra l'Aquila per la Vita e la ASL, un protocollo che ha trovato diversi ostacoli sulla sua strada, ma i dirigenti e tecnici della regione si sono impegnati per saltare gli ostacoli burocratici e arrivare così al risultato. Importante collaborazione tra l'Aquila per la Vita, che come sapete è un'associazione di volontari, una onlus che si occupa di assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, e poi l'alto apporto che ha visto e ha voluto il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, che ha destinato una quota importante per finanziare questa iniziativa per le donne che sono malate di tumore al seno e che grazie a questa collaborazione con la ASL eviteranno il più possibile di ritornare in ospedale, ma avranno l'assistenza e le prestazioni sanitarie nella loro casa. Il nostro motto, quello dell'Aquila per la Vita, è le partite più difficili giochiamole in casa, e allora abbiamo pensato, anche al supporto del Consiglio regionale, del Presidente Di Pangrazio, attraverso una donazione anche della fondazione della Onlus L'Aquila, l'Abruzzo Risorge, di acquistare dei materiali utili alla fisioterapia riabilitativa per le donne operate di carcinoma mammario e di andare direttamente a casa delle donne, perché tornare in ospedale è sempre uno shock psicologico negativo, e allora laddove possibile noi interverremo con i nostri medici oncologi, con i nostri fisioterapisti riabilitatori, e andremo a trovare le pazienti lì dove sono, a casa loro.